Non è facile per me parlare di Maurizio Sacripanti. Ancora oggi ho un senso di rispetto che rasenta il timore. Se lo faccio è perché, grazie al ricordo affettuoso che ho nei suoi confronti e nei confronti della famiglia, la moglie Mirella e i tre figli Andrea, Francesca e Marco. Ho conosciuto Maurizio Sacripanti nel febbraio del 1994, quando fui invitato a partecipare al concorso per il vicariato di Roma per un nuovo centro parrocchiale nell'area di Tor Tre Teste, all'estrema periferia di Roma Est. Sacripanti, avanti negli anni, era ancora attivo nel suo studio di Piazza del Popolo. E lì ci riunivamo abitualmente anche con l'ingegnere professore Marco Menegotto per controllare l'avanzamento dei lavori, del progetto. Sacripanti controllava totalmente il lavoro attraverso schizzi e revisioni continue. E ogni dettaglio, ogni disegno passava sotto la sua attenta supervisione, quasi che il progetto fosse già inciso nella sua mente. Dello stesso tempo, però, Sacripanti restava aperto ad ogni stimolo che potesse presentarsi, continuando a sperimentare fino in fondo. Il progetto piacque moltissimo e senza l'inserimento nel lotto voluto da Sacripanti in maniera non conforme alle prescrizioni del piano regolatore sarebbe risultato vincitore. Ma Sacripanti volle inserire e orientare la Chiesa in modo che attraverso le sue porte e il suo sagrato poi, essa si aprisse verso quel che restava in questa periferia romana della campagna romana. Sacripanti si batté come un leone contro questo ennesimo impedimento alla realizzazione di un suo progetto. Si rivolse alle più alte cariche ecclesiastiche e contattò imprese che potessero fare il progetto loro, come la Fratelli Dioguardi di Bari, che impresa in quel momento tra le più qualificate e illuminate nel panorama italiano e della quale io ero in quel periodo consulente esterno. Ma non ci fu nulla da fare. Sacripanti alla fine dovette rassegnarsi. Teneva molto a questo progetto, che toccava in particolar modo la sua sensibilità in un momento in cui vedeva avvicinarsi la conclusione della sua carriera e alla quale gli veniva a lui naturale affidarsi per una sintesi delle tante esperienze progettuali fatte. Così io interpretai la frase che lui volle inserire nelle tavole, negli elaborati di concorso e che vorrei qua riportare integralmente perché ritengo che in essa ci sia un insegnamento utile per noi architetti, soprattutto oggi, in questo periodo che stiamo attraversando. Negli elaborati scrivemmo: ma ho evitato adesso e prima il disegno prospettico, perché, e proprio perché so disegnare, so che le grafiche prospettiche possono raccontare effetti anche captanti, ma difficilmente distinguibili se virtuali o veri. E ancora, ho preferito quindi controllare il risultato attraverso le risposte reali di un modello tridimensionale. E le risposte sono le foto che presento come documento che il vero proprio così apparirebbe. Sacripanti in quel momento, caratterizzato da profondi cambiamenti nel modo di lavorare di noi architetti, si impadronì immediatamente delle nuove tecnologie informatiche, utilizzandole in modo creativo e in modo personale. Difatti tutto il progetto fu disegnato al computer
e successivamente, impiegando delle macchine a controllo numerico, si ricavò un plastico che garantiva un'assoluta corrispondenza tra gli elaborati progettuali e il modello dell'edificio. Dopo la partecipazione a questo concorso, il mio rapporto con Maurizio Sacripanti non si interruppe più e la collaborazione continuò in numerose altre occasioni che si presentarono fino alla sua morte e che mi permisero di conoscere a fondo la sua idea di architetto, di architettura e di essere architetto. Nei primi mesi del 1995, Sacripanti dovette lasciare lo studio di Piazza del Popolo. Fu per lui un colpo molto duro. E lì dove avevano visto i suoi progetti più importanti, il suo periodo eroico, che uno storico, un critico dello spessore di Renato Pedio lo portò a definire Sacripanti come uno degli architetti più importanti al mondo. Da quel momento il mio studio in via Nizza, il mio tavolo da disegno, il mio parallelineo diventarono il suo studio. Abbastanza sovente Sacripanti veniva, ci raggiungeva lo studio in taxi e insieme con i miei colleghi tornava a rivivere un'atmosfera professionale. In questo studio furono prodotte le tavole esecutive, i dettagli tecnici e furono date le indicazioni che unitamente con gli incontri con il sindaco, con la direzione lavori e con l'impresa portarono al completamento del Museo Ponte di Maccagna, che progetto che aveva ricevuto il premio nazionale INARC nel 1991-92 e che si riuscì ad inaugurare solo dopo la morte di Maurizio Sacripanti nel maggio del 1998. Come ho detto, nonostante l'età avanzata, Sacripanti continuò fino all'ultimo giorno utile a perseguire con ostinazione e amore nuove opportunità di lavoro, lavoro inteso nel senso alto che gli apparteneva. E tra queste voglio ricordarne due in particolare. Il progetto per la stazione di recupero della stazione centrale di Pescara, che per riadattarla a sede dell'Istituto di astrofisica del professor Remo Ruffini, e poi un'ultima idea a cui teneva moltissimo, un progetto in Fieri a cui si dedicò poco prima che sopraggiungesse la morte, coadiuvato da me e da due giovani architetti, Alfonso Giancotti ed Emanuela Guerrucci. Questa era un'ipotesi alternativa all'auditorium di Renzo Piano, che voleva che fosse localizzato nel galoppatoio di Villa Borghese. A proposito del progetto per l'ICRANET a Pescara, Sacripanti ne intravide soltanto le fasi iniziali, ne stigmatizzò la riuscita, ma poi lo lasciò in eredità agli architetti che in quel momento collaboravano con lui. Tornando ora al mio rapporto con Sacripanti, questo fu caratterizzato, come avvenne anche per altre persone, da scene che erano occasioni di riflessioni sui temi che finivano sempre per convergere sul nostro interesse principale e comune, l'architettura. Ma qui mi fa piacere ricordare un viaggio che facemmo nel luglio del 1996 che cementificò in modo indissolubile la nostra amicizia. In quell'occasione accompagnai Maurizio Sacripanti ad una visita medica oculistica a San Marino. E vorrei qua rileggere alcuni passaggi presi dal mio diario che tenevo in quel periodo che restituiscono integralmente l'eccezionalità di quei momenti per me indimenticabili. 22 luglio 1996, lunedì. Partenza con Sacripanti per San Marino. San Marino,
subito alla clinica del professore. Visita molto accurata di oltre 2 ore. Rientro all'albergo, di passo di via di Maggio. Cena con bistecche alla fiorentina, fresco fuori dall'albergo dopo cena e poi a dormire. Una squadra di calcio festeggia la vittoria in albergo fino a tarda notte. Forte attenzione di sacripanti verso questo avvenimento a cui si sente molto vicino emotivamente. Esaltazione della gioventù nelle grida di baldoria di questi giovani. 23 luglio 1996, martedì. Il viaggio con sacripanti continua e da una cosa ne è venuta fuori un'altra, del tutto diversa. Al risveglio, come prima cosa, sacripanti, ancora eccitato dai festeggiamenti notturni, mi chiede notizie sulla notte di sregolatezze giovanili. Io esalto quanto è avvenuto e alle sue insistenti domande gli confermo quanto lui voleva sentirsi dire. Sì, sono andate avanti tutta la notte tra grandi festeggiamenti e bevute. Sacripanti assapora estasiato dentro di sé quei momenti soltanto immaginati e fortemente idealizzati. È la vita dei momenti, dei sentimenti sani, forti, che ha sempre influenzato il suo mondo poetico. Pranzo ad Assisi. Ci raggiunge Donnello, amico fraterno del professore, che gli è stato molto vicino nel momento della morte del figlio. Strani conteggi di Donnello. Tra il 1996 e il 98 dovrebbe avvenire qualcosa, ma non si capisce bene cosa. Lo spirito del figlio Paolo è tra di noi. Cimitero di Assisi, tomba di Paolo. Sacripanti turbato mi racconta dell'incidente che ha tolto la vita a Paolo e alla sua compagna. Architettura, ampliamento del cimitero fatto da sacripanti. Sacripanti, durante questa giornata carica di emozioni ed irripetibile, mi dice subito che dopo l'incontro con Donnello aveva capito chi fossi io veramente, era riuscito a spiegarsi l'intimo di me stesso. Proprio come d'artista era riuscito a trovare la chiave attraverso cui spiegare l'intimo della natura. Dopo questa frase, tra me e sacripanti, non poteva esserci di più. Si concluse a Roma un viaggio che ci ha unito profondamente. C'era in quest'uomo una sacralità che si esprimeva nel suo rapporto con le cose, nel rispetto verso gli uomini che io sono qui oggi a testimoniare e nel modo con cui lui se li rappresentava e voleva che fosse. Sacripanti era soprattutto infastidito dalla imbecillità, perché si rifiutava di credere che ci fosse intorno a lui sempre meno intelligenza, sempre meno voglia di inventare e superarsi. Il suo insegnamento più profondo risiede nel rispetto della propria sacralità che ogni uomo deve coraggiosamente perseguire e dell'architettura che ne costituisce l'estrema protezione. E continuando ad allargare la visione alla serie di fantastici progetti, tutti concentrati in un arco temporale molto ristretto di circa 10 anni, e che Maurizio Sacripanti aveva riunito in uno dei più bei libri di architettura del secolo scorso, Città di frontiera, e parliamo del grattacielo Peugeot, parliamo del teatro di Cagliari, l'ospedale di Domodossola e poi ancora gli uffici del Parlamento di Roma, il museo di Padova e infine il padiglione espositivo di Osaka. Ebbene, io credo che il periodo fertile che ha visto la nascita di questi progetti, tutti accomunati dallo stesso destino di non essere realizzati, ebbene, io credo che sia coinciso puntualmente con un momento in cui l'Italia iniziava a perdere coscienza di sé, della propria storia,
anche se drammatica in certi momenti, rinunciando a proporsi sulla scena internazionale che con forza ed impegno non fosse altro che per difendere la sua straordinaria tradizione millenaria. E così per il grattacielo Peugeot, ne sono certo, e lo dico anche per esperienza diretta acquisita nei miei soggiorni di lavoro all'estero, penso che la nostra diplomazia non abbia fatto nulla per sostenerlo allora. E così ancora, nel concorso per l'ampliamento degli uffici del Parlamento di Roma, è sancita, non assegnando il primo premio, la nostra incapacità negli anni a seguire ad intervenire all'interno dei nostri centri storici, che da sempre avevano visto la stratificazione delle varie epoche storiche. E così, infine, anche nel concorso per Osaka, dove la cultura architettonica internazionale più avanzata ha perseguito, attraverso memorabili progetti fortemente innovativi, soprattutto sul piano delle tecnologie, un'apertura verso il futuro, ebbene, credo che il nostro Paese non abbia sfruttato e affrontato appieno quella sfida. Ogni progetto puntualmente disagrivante si è scontrato arrestandosi contro un corrispondente meccanismo della nazione che si andava inceppando. In un'intervista Maurizio Sacripanti ebbe modo di dire: se guardo all'orizzonte è meglio che non parli di quello che si vede, anche le nuvole se ne vanno. Cosa vedesse realmente Maurizio Sacripanti non lo sapremo mai.